L'Atletico Ascoli chiude in bellezza e cala il poker nell'ultima gara di campionato contro il Riccione. La squadra di Seccardini coglie il decimo risultato utile consecutivo, con l'unico rammarico di non essere riuscita a centrare la qualificazione ai play-off. Sarebbe stata la classica ciliegina sulla torta al termine di un campionato entusiasmante, ma purtroppo ai bianconeri serviva anche una serie di combinazioni dei risultati delle dirette concorrenti, che rendevano il traguardo assai difficoltoso da raggiungere già alla vigilia. Resta però la soddisfazione, alla prima stagione in Serie D, di aver disputato un gran torneo, togliendosi anche delle soddisfazioni. Al Don Mauro Bartolini, per gli ultimi 90 minuti, arriva il Riccione. Dopo solo 120 secondi, i padroni di casa rompono l'equilibrio con Ciabuschi, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo, calciato da Severini, sfrutta al meglio la sponda di D'Alessandro ed insacca. Tre minuti più tardi sono i romagnoli a rendersi pericolosi, con Falù, che solo in area di rigore impegna Pompei. Ospiti che al decimo reclamano per un fallo da rigore, ma l'arbitro non la pensa così. Ma è solo il preludio del gol del pareggio, che arriva pochi secondi dopo sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla sinistra, calciato da Tonelli per la testa di Siku, che batte Pompei. Autore del gol, che però al 25esimo è costretto a lasciare il campo per un infortunio. Sul finire del tempo, al 43esimo, la paperissima del portiere Rossi, che nel bloccare la palla indietreggia troppo fino ad entrare nella porta, consente ai padroni di casa di riportarsi in vantaggio. Al decimo, Diodato riceve palla in aria e a tu per tu con Pompei lo supera con un colpo sotto e fa 2-2. Al 25esimo rigore per i bianconeri, per un fallo su Traini atterrato da Sumaoro. Dal dischetto va Cesario, che spiazza Rossi e riporta in vantaggio i suoi. Al 32esimo esce Capitan D'Alessandro e mette la fascia al braccio di Traini per la seconda volta in questo campionato. Al 40esimo viene annullato un per fuorigioco il possibile pareggio del Riccione e sulla ripartenza, dopo il rilancio di Pompei, la palla finisce a Traini, che arriva al limite dell'area e sfodera un colpo dal biliardo, con la palla che colpisce entrambi i pali prima di finire in fondo al sacco. Per l'Atletico Ascoli, al triplice fischio dell'arbitro, cala dunque il sipario su un campionato da incorniciare.